Buongiorno, lo scopo della lezione di oggi è quello di analizzare, introdurre e analizzare gli algoritmi Counting Sort e Running Sort, che in qualche maniera concludono il nostro trattamento degli algoritmi di ordinamento. Ma lo scopo della lezione di oggi non è solo questo, è anche e soprattutto quello di comprendere quali sono i limiti, in termini di complessità, dell'idea di ordinare basandoci sui confronti, perché l'ordinamento è uno dei pochissimi problemi per il quale noi possiamo dare dei limiti inferiori, cioè possiamo dire meglio di così non si può fare. Il nostro questo video si trova in questa posizione del nostro menu per tutto l'anno e partiamo con l'idea di ripassare quali sono le caratteristiche degli algoritmi che abbiamo visto fino adesso. Lasciatemi scrivere in maniera abbreviata. Quindi noi abbiamo visto insertion sort, merge sort e quick sort, e di questi abbiamo visto le seguenti caratteristiche. Siamo andati a vedere il tempo nel caso pessimo, quello nel caso medio, quando questo ha senso. Siamo andati a stabilire se l'algoritmo è o no in place, parlando di complessità in spazio, e finalmente abbiamo notato quali di questi sono stabili. E la situazione in questo momento è che nel caso pessimo l'insertion sort si comporta come nel quadro, così come nel caso medio. L'algoritmo è in place ed è anche stabile. Per quanto riguarda merge sort, il suo caso pessimo è theta n log n, il suo caso medio è anche theta n log n. L'algoritmo non è in place, però è stabile, almeno nella nostra implementazione. Per quanto riguarda Quicksort, abbiamo visto che il caso pessimo è n quadro, ma si verifica pochissime volte. Il suo caso medio è n log n, e forse non l'abbiamo detto esplicitamente, ma questo caso medio qui e questo caso medio qui non sono lo stesso dal punto di vista asintotico, lo sono, ma la pratica ci dice che le costanti nascoste qui dentro sono molto più piccole delle costanti nascoste qui dentro. Inoltre, l'algoritmo è in place, però non possiamo garantirne la stabilità. Questa è la situazione che abbiamo adesso, e in qualche maniera lo sforzo che abbiamo fatto è stato quello di passare da algoritmi elementari a algoritmi non elementari e da un approccio divide and conquer essenzialmente ricorsivo, come è merge sort, ha un approccio divide and conquer tail ricorsivo, come è quick sort. Vi ricordo che essere tail ricorsivo significa avere le chiamate ricorsive in fondo, il che a sua volta significa che in linea di principio può essere costruita una versione non ricorsiva che non utilizza delle strutture dati aggiuntive. Questo dettaglio forse non l'abbiamo trattato in profondità, però è anche un argomento interessante capire quali sono le reali differenze tra merge sort e quicksort, al di là dell'idea che governa un algoritmo e l'altro, e al di là dell'elemento essenziale di quicksort, che è partition, che ha un valore di per sé importante. Lo sforzo che abbiamo fatto ha prodotto questo, l'intuizione potrebbe indicare che n log n in qualche maniera è una sorta di limite, che limite dato dalla natura del problema dell'ordinamento, che forse ha senso studiare in maniera più generale. Quando noi parliamo di complessità, diciamo che il calcolo della complessità è fondamentalmente un calcolo di quante operazioni elementari dobbiamo fare. Il concetto principale era quello di operazione elementare. Però le operazioni elementari non sono tutte uguali, e se noi riuscissimo a dire
Guarda, per poter risolvere questo problema devi fare almeno questo numero minimo di operazioni di questo tipo, che sono comprese tra le operazioni elementari. Allora, quel numero minimo è un numero minimo a tutte le operazioni, perché se almeno di quelle ne devo fare tante, allora di operazioni minime, di operazioni elementari ne devo fare tante, almeno. E dunque, se noi ci concentriamo anche solo su un tipo di operazione, e riusciamo a dare una complessità minima, allora daremo una complessità minima a tutto il problema dell'ordinamento. Come facciamo a fare questo? E qual è l'operazione di cui ci occupiamo? L'operazione di cui ci occupiamo è proprio quella del confronto, perché noi diciamo che un algoritmo di ordinamento si basa sui confronti se ogni passo è un'operazione di confronto o include un'operazione di confronto tra due elementi, eventualmente seguita da uno spostamento. Allora, tutti gli algoritmi che abbiamo visto fino adesso, sia quelli elementari sia quelli non elementari, sono basati sui confronti, perché la decisione si prende in base al fatto che un certo numero è, o un certo elemento è più piccolo di un altro elemento. Ne abbiamo visti tre, più avanti ne vediamo un altro, non adesso, quindi quando ho detto che chiudiamo il problema dell'ordinamento, è vero solo in parte, succede che più avanti, quando parliamo di strutture dati, ci verrà naturale introdurre un nuovo algoritmo di ordinamento quando sarà il momento, che però, non viene trattato come tale, ma è una specie di sottoprodotto della struttura dati che andiamo a studiare. L'osservazione è, se tutti gli algoritmi che abbiamo visto e anche quello che vedremo è basato sui confronti, allora forse possiamo generalizzare il processo di ordinare per confronti, generalizziamo l'ordinamento per confronti e proviamo a capire che cosa significa ordinare per confronti. Se volessimo scrivere su un foglio il modo in cui un algoritmo di ordinamento per confronti ragiona, allora potremmo vederlo come una specie di albero di decisione, che non è una struttura dati, ma è un modo per rappresentare il ragionamento di un algoritmo di questo tipo. E dire, ogni volta che io prendo una decisione, allora esistono due possibilità, o A è minore di B o B è minore di A, e in base a quello che è al risultato, proseguo prendendo decisioni. Quindi, se uno volesse scriverlo, potrebbe scriverlo in questo modo. Potrebbe dire, io devo ordinare gli elementi A, B e C, e prendo le mie decisioni in base al confronto tra questi elementi. Per esempio, potrei iniziare confrontando A con B. E allora, confronto A con B, mi faccio la domanda, quale dei due è più piccolo? Immaginiamo che siano tutti diversi, e in base al risultato faccio una cosa o faccio un'altra. Poi devo confrontare B con C, ma ovviamente devo confrontare B con C in entrambe le possibilità, in entrambi i casi. Poi devo confrontare A con C, in entrambe le possibilità, in tutte le possibilità naturalmente. E così via. Questa descrizione del ragionamento che un algoritmo basato sui confronti fa, finisce con delle foglie di questo albero, ognuna delle quali ha un certo ordinamento di elementi, per esempio qui potrebbe esserci scritto A, C, B, perché è il risultato di un percorso tra queste domande che ha finito con dare un certo ordinamento agli elementi. Se gli elementi fossero 5, 1, 3, allora in base al loro confronto uno arriverebbe al risultato finale 1, 3, 5. Se gli elementi fossero altri, allora in base ai confronti si arriverebbe da un'altra parte. Ma il punto è che ogni algoritmo di ordinamento che sia basato sui confronti esegue un ragionamento simile. Ora, che cosa c'è alle foglie dunque? Ci sono tutte le possibili permutazioni degli elementi iniziali. Quindi ognuna di queste è una permutazione
permuta, fatemelo scrivere meglio, è una permutazione di ABC. Ogni algoritmo basato sui confronti percorre questo albero che rappresenta il suo ragionamento, iterativo, ricorsivo, indipendentemente come, e arriva ad un risultato che è sempre una permutazione di A, B e C. Siccome io non so quali sono i valori A, B, C iniziali, tutte le permutazioni possibili sono risultati possibili a una particolare istanza del problema dell'ordinamento data a quell'algoritmo. Dunque, bisogna contare quante sono queste permutazioni e le permutazioni di n elementi sono n fattoriale. Allora, questo che rappresenta il ragionamento dove ognuno dei livelli è una decisione presa dall'algoritmo, è un ragionamento che deve terminare in n fattoriale modi possibili. E siccome è un ragionamento binario, ogni decisione o è sì o è no, abbiamo di fronte un albero binario che ha n fattoriale foglie ed è facile convincersi che ogni albero binario con un certo numero di foglie è alto almeno logaritmo in base 2 del suo numero di foglie. Quindi qui, che c'erano sei elementi, io dovevo avere, scusate, tre elementi, io dovevo avere sei possibili permutazioni e per poter raggiungere ognuna di queste permutazioni ho bisogno di un albero che è almeno logaritmo in base 2 di 6, che è alto almeno logaritmo in base 2 di 6. In questo caso direi il tetto di logaritmo in base 2 di 6 perché gli arrotondamenti in questo caso devono essere arrotondati all'intero superiore, in quanto stiamo parlando di numero di operazioni, non posso fare 0, operazioni. Ora, logaritmo di n fattoriale rappresenta dunque il numero minimo di passi che nel caso peggiore, cioè nel ramo più lungo, deve fare ogni algoritmo di ordinamento basato sui confronti. Possiamo anche scrivere questa frase. Logaritmo di n fattoriale è il numero minimo di passi che un algoritmo di ordinamento basato su confronti deve fare per ordinare n elementi nel caso peggiore. Logaritmo di n fattoriale è il numero minimo di passi che un algoritmo di ordinamento basato sui confronti deve fare per ordinare n elementi nel caso peggiore. Ora, logaritmo di n fattoriale è già un risultato che però a noi non piace tanto perché a noi piace confrontare gli algoritmi tra di loro usando la notazione asintotica. E dunque, per n tendente all'infinito, come si comporta logaritmo di n fattoriale? Logaritmo di n fattoriale si comporta come n log n, e questo l'abbiamo visto in un esercizio. Ora, che cosa significa che logaritmo di n fattoriale si comporta così? Noi sappiamo bene che cosa vuol dire la notazione asintotica. Vuol dire che se noi disegniamo logaritmo di n fattoriale, logaritmo di n fattoriale si comporterà in un certo modo così, dove n log n è, se volete, un limite sia inferiore che superiore, perché è teta di n log n, questo lo possiamo anche scrivere, teta di n log n. E questo qua sotto è logaritmo di n fattoriale. Allora, dal punto di vista asintotico, dunque, gli algoritmi che nel loro caso peggiore hanno tempo
n log n o theta di n log n o grande di n log n, allora sono ottimi. Perché? Perché non possono, essendo algoritmi di ordinamento basati sui confronti, avere tempo asintoticamente inferiore a n log n senza contraddire questo ragionamento qua. E allora, tra quelli che noi abbiamo visto, merge sort è l'unico algoritmo di ordinamento ottimo basato sui confronti, perché nel suo caso pessimo si comporta come diciamo, nel peggior modo nel miglior modo possibile, dato dalla teoria. Quindi, tra questi tre, l'algoritmo, l'unico algoritmo di ordinamento ottimo è merge sort. Che non significa che nel caso medio sia quello che si comporta meglio, perché nel caso medio le costanti nascoste da questo theta potrebbero perfettamente, infatti in Quicksort lo sono, potrebbero essere perfettamente di molto inferiori. Inoltre, questa osservazione è importante perché è la prima volta che riusciamo a dire qualcosa sulla complessità di un problema. Fino adesso abbiamo sempre detto qualcosa sulla complessità di un algoritmo. Invece adesso noi possiamo dire: è inutile mettersi a studiare un algoritmo di ordinamento basato sui confronti sperando di avere un comportamento asintotico migliore di n log n, perché non ce la faremo, in quanto questo si scontrerebbe col nostro ragionamento, col nostro ragionamento generale. Ora, se volessimo andare a vedere il vero dettaglio, però, dovremmo chiederci: n log n è un limite che vale per qualunque n? La risposta è per qualunque n se n è abbastanza grande, perché questa notazione dice da un certo n0 in poi è vera questa cosa. Ma per n sufficientemente piccoli, il vero limite per un algoritmo di ordinamento basato sui confronti è il logaritmo di n fattoriale. E se voi vi fate una tabella con logaritmo di n fattoriale e n log n, vedrete che all'inizio logaritmo di n fattoriale è più piccolo di n log n. E quindi di nuovo possiamo chiederci: ma per n sufficientemente piccoli, in realtà noi potremmo essere più efficienti di n log n, perché logaritmo di n fattoriale è il vero limite. Inoltre, questo ragionamento che abbiamo fatto ci dice anche un'altra cosa, ci dice che lo spazio di soluzioni è n fattoriale e dunque abbiamo anche un limite superiore alla stupidità di un algoritmo, diciamo, ragionevole per ordinare un insieme di elementi basati sul confronto. Un algoritmo ragionevole, per quanto stupido, non può fare peggio che guardare ogni permutazione possibile, n fattoriale, e guardare ognuna di queste costa n, dunque il limite superiore per un algoritmo il più stupido possibile, in quanto a complessità temporale, è o grande di n più 1 fattoriale. Se volete possiamo anche scriverlo. Nota: 1 algoritmo di ordinamento, per quanto stupido, non può fare più di o grande di n più 1 fattoriale passi. Algoritmo stupido, perché la peggior cosa che può fare è analizzare ad ogni passo una permutazione diversa e controllare se quella permutazione è una permutazione ordinata degli oggetti. Ovviamente bisogna fare questo in una maniera sistematica, perché se non lo facciamo in una maniera sistematica vuol dire che controlliamo permutazioni senza essere sicuri di controllarle tutte. Allora quello che si ottiene è quello che viene conosciuto come stupid sort, che è più stupido di questo algoritmo stupido perché non garantisce neanche di avere una permutazione ordinata alla fine. Torniamo quindi al nostro limite minimo invece, e abbiamo detto che logaritmo di n fattoriale è il nostro vero limite minimo per n sufficientemente piccoli. Che cosa significa veramente
questa frase, significa che se io prendo un numero costante di elementi, diciamo 5 elementi, posso 5 elementi qualsiasi, non sempre gli stessi, posso costruire un algoritmo di ordinamento specifico che funziona unicamente per 5 elementi, che fa meno di n logaritmo di n, cioè di 5 logaritmo di 5 passi di confronto. Perché? Perché il mio vero limite è logaritmo di n fattoriale. Quindi, per esempio, per 5 elementi io riesco a trovare un posso in linea di principio trovare un algoritmo di ordinamento che esegue 7 passi di confronto, che è l'approssimazione di logaritmo di 5 fattoriale. Quindi, di fronte alla domanda, possiamo ordinare 5 numeri basandoci sui confronti con meno di 8 confronti? Se rispondiamo ovviamente di no, è perché abbiamo sbagliato e siamo andati a contare 8 logaritmo di 8 invece di logaritmo di 5 fattoriale. Possiamo fare questo per qualunque numero costante di elementi? In linea di principio sì, ma la verità è che l'algoritmo è così schiacciato sul fatto che ci sono 5 elementi che non può essere immediatamente generalizzato a 6. Per 6 bisogna trovarne un altro, per 7 bisogna trovarne un altro. E quindi la letteratura non ci offre questo tipo di cose perché non ci insegna veramente niente di nuovo. Vederne uno avrebbe senso, infatti noi vediamo un algoritmo per 5 elementi più efficiente di qualunque algoritmo basato sui confronti. Come facciamo a ordinare 5 elementi? Andiamo a vedere. Allora, prendiamo 5 elementi qualsiasi e eseguiamo i seguenti ordinamenti. Proviamo anche a seguire questa cosa su carta. Prendiamo 5 elementi qualsiasi, ricordiamoci che non sappiamo qual è il loro ordinamento vero, A, B, C, D ed E. E la prima cosa che facciamo, questa è una E la prima cosa che facciamo è confrontare A con B e C con D. Confrontiamo. Anzi, il modo giusto di vederlo sarebbe di mettere questi elementi in un sacco, perché in realtà non sappiamo il loro ordinamento, quindi invece di vederli così, è meglio vederli così. E proviamo a confrontare A con B e C con D. Quindi confronto A con B e C con D. Tutte le soluzioni sono possibili, però diciamo per amore alla discussione che A è minore di B e C è minore di D. E quindi otteniamo che il nostro disegno parziale è che A e B stanno in questa posizione e che C e D stanno in questa posizione. E non sappiamo dov'è e tra di loro non sappiamo come sono messi. Però A è più piccolo di B e C è più piccolo di D perché così ha dato i nostri due primi confronti hanno ottenuto questo risultato. Adesso, seguendo questa idea, confrontiamo A con C questa volta e immaginiamo che A sia più piccolo di C. Allora, da questa situazione otteniamo questa situazione. A, che è più piccolo di C, non so com'è C rispetto a B, però A è più piccolo di B e da prima sapevo che C è più piccolo di D. Quindi con due confronti ho ottenuto questa situazione e con un ulteriore confronto ho ottenuto questa situazione. A è più piccolo di C, più piccolo di D. A è più piccolo di B, C è più piccolo di D e B e C non so come stanno tra di loro. A questo punto quello che posso fare è ordinare E in questa sequenza, cioè vado a vedere solo questi e provo a metterci E in mezzo. Lo prendo da qua, prima lo confronto con C, poi se è più piccolo lo confronto anche con A, se è più grande lo confronto anche con D. Quindi con due confronti io posso sistemare E in mezzo a questi tre elementi che sono tra di loro ordinati. E nell'esempio immaginiamo che vada a finire qui dentro. E quindi abbiamo ottenuto adesso A, C, B non so dove sta, E D. Naturalmente, se avessimo risultati diversi per ognuno di questi confronti, otterremmo una situazione simile solo con gli elementi scambiati. Fino adesso ho fatto un confronto qui, un confronto qui, un confronto qui e due confronti qua.
E adesso mi rimane da sistemare B. Io so già che è più grande di A, quindi non mi conviene confrontarlo con A, mi conviene confrontarlo con questo gruppo. E io so già che lo posso fare con due confronti, perché confronto B prima con E, poi se è più piccolo con C e se è più grande con D. Facciamo finta che E si stia tra C e D, scusate, che B stia tra A e C, quindi qua, quindi confrontato con E più piccolo, confrontato con C più piccolo, come risultato A, B, C e D, e sono stati necessari altri due confronti. Andiamo a contare quanti confronti ho dovuto fare per farlo tutto. 2 qui, 4, 5, 6, 7, 7 confronti. Un esercizio interessante è passare da questa descrizione a una descrizione in pseudocodice, che io non ho fatto perché risulta brutta da vedere. Però è interessante fare lo sforzo di costruire un algoritmo di ordinamento che è una cascata di if, non ci sono cicli fondamentalmente, è una cascata di if che rispecchia quest'idea e ordina 5 elementi qualsiasi usando meno di usando 7 confronti, che è meno di 5 logaritmo di 5 confronti che sarebbe dato dalla mia approssimazione asintotica. Ripeto, questo esercizio io lo posso fare per un numero costante di elementi. Per quanto grande sia questo numero, però da un certo punto in poi diventa esageratamente complicato il codice e non ci insegna assolutamente niente. Invece, fatto per numeri piccoli, ha molto senso vederlo per potercisi convincere che il vero limite dell'ordinamento basato su confronti è logaritmo di n fattoriale, che noi approssimiamo a n log n per poter confrontare gli algoritmi tra di loro. Questa frase è vera, l'ordinamento non si può fare per confronti in meno in o piccolo di n log n, ma è vero solo asintoticamente, da un certo n0 in poi. A questo punto abbiamo capito che il nostro algoritmo di ordinamento basato sui confronti non può essere più efficiente in maniera asintotica di θ n log n. Ma che cosa succederebbe se invece di ordinare basandoci sui confronti eliminassimo questa ipotesi? È chiaro che se noi eliminiamo l'idea di basarci sui confronti, dobbiamo aggiungerne un'altra. Possiamo ordinare non basandoci sui confronti se abbiamo delle ipotesi aggiuntive. Il caso più evidente di algoritmo non basato su confronti, ma con ipotesi aggiuntive all'input fondamentalmente, sulla struttura dell'input, è certamente quello di counting sort. Counting sort ordina interi che variano tra un certo 0, tra 0 e un certo k, dove k naturalmente è a sua volta un altro intero, e ordina in maniera non basata sui confronti. Notate che gli algoritmi di ordinamento che abbiamo visto fino adesso non avevano questa ipotesi qui. È chiaro che se io ordino interi con mergesort, uno di questi interi è sicuramente il massimo di quelli che devo ordinare e quindi è ancora vero che variano, assumendo che siano tutti positivi, tra 0 e k. Il problema è che io non ho ipotesi su k. In counting sort noi rendiamo evidente attraverso questo algoritmo che se k è sufficientemente piccolo, allora dal punto di vista asintotico io posso battere il limite n log n. Ma se k è qualsiasi, allora non solo non lo batterò, ma per k sufficientemente grande il mio algoritmo counting sort sarà estremamente inefficiente. Ok, come funziona counting sort? Counting sort funziona nel seguente modo. Prendiamo un array da ordinare, per esempio questo, diciamo che nella nostra notazione questo è l'array A, costruiamo un array di appoggio che chiamiamo C, che adesso vediamo come lo riempiamo, e utilizziamo l'informazione che c'è in C per costruire un nuovo array B che ha esattamente lo stesso numero di posizioni di A e che contiene gli elementi di A
ordinati. Quindi si va da A a B passando attraverso C, dove C è utilizzato come array di appoggio. E questo ci dice immediatamente che l'algoritmo counting sort non è in place, perché ho bisogno di un array, diciamo, che dipende, la cui dimensione, un array aggiuntivo, la cui dimensione dipende dall'input. Adesso anche vediamo in che maniera dipende dall'input. L'idea di counting sort è particolarmente semplice. Se noi avessimo un array A fatto solamente di elementi diversi, 1, 5, 2, 3 e 4, per esempio, se l'array fosse questo qui, allora ordinarlo sarebbe banale, perché basterebbe andare a vedere, io qui so che ho gli elementi da 1 a 5, quindi l'1 va certamente nella prima posizione. Poi vado, vedo il 5, io so già guardandolo dove va nell'array ordinato, perché sono tutti diversi e sono esattamente i numeri da 1 a 5, allora basta che quando arrivo al 5 lo metto in quinta posizione. Quando vedo il 2 lo metto in seconda posizione, quando vedo il 3 lo metto in terza e quando vedo il 4 lo metto in quarta posizione. Questo qui sarebbe l'idea di counting sort nel caso in cui non solo non avessi ripetizioni, ma avessi esattamente gli stessi numeri, diciamo, tanti numeri da ordinare quante sono le posizioni. È un caso molto particolare, è un'ipotesi molto forte. Io voglio ordinare i numeri da 1 a 5 e li ho qui disordinati, basta che io vado a vedere quando trovo l'1 lo metto nella posizione B1, quando trovo 5 lo metto nella posizione B5 e così via per tutti gli altri. Che cosa succede però quando ho delle ripetizioni, come questa per esempio, oppure come questa? Allora devo semplicemente, vedete, questi due qua sono lo stesso numero, questi due qua sono lo stesso numero, quindi non posso applicare quest'idea qui. Perché se io vado qua, vedo il 3, lo metto in terza posizione, poi quando arrivo all'altro 3, la terza posizione è già occupata. Quindi devo complicare un pochino quest'idea qua. E questa è la ragione di esistere dell'array di appoggio C. Allora andiamo a vedere come funzionerebbe anche in questo stesso esempio, 1, 3, 5, 3, andiamo a farlo. Come funzionerebbe anche in questo stesso esempio? Noi abbiamo A che è 1, 3, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 1, 9, 7, 3, 6, 5, 1. Questo è il nostro array di partenza. E costruiamo l'array C in momenti successivi. La prima cosa che facciamo è andiamo a inizializzarlo tutto a zero e abbiamo bisogno esattamente di numero massimo presente in A posizioni più una, perché se qua ci fosse lo zero io dovrei tenerne conto anche in C. Quindi per questa volta immaginiamo che il mio array C parta dalla posizione zeresima e non dalla posizione prima come tutti gli altri e come tutti nel nostro pseudocodice. L'array A, come tutti, parte dalla posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. L'array C parte dalla posizione zeresima e deve tenere conto di ognuno degli elementi che sono qua dentro, quindi deve avere un posto per l'1, un posto per il 2, un posto per il 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se qui nell'array A uno di questi elementi fosse stato 24, avrei dovuto costruire l'array C dalla posizione 0 alla posizione 24, ottenendo in tutto 25 posizioni. Quindi l'array C è di k più 1 posizioni, dove k è il massimo numero presente in A. Come si inizializza questo array C? Prima di tutto lo inizializzo a 0, quindi tutte le posizioni hanno il valore 0. La seconda cosa che faccio è vado a vedere per ognuno di questi quanti ce ne sono. Quindi il primo è l'1 e C di 1 conta un elemento. Poi C di 3 conta 1, C di 5 conta 1, C di 3, siccome ne avevo uno primo, conta 2,
CD9 conta 1 e così via. Quindi dopo questo ciclo l'array C, sempre di 9 posizioni, è tale che in ogni posizione c'è il numero di elementi corrispondenti al suo indice presenti in A. Quindi quanti unici sono in A? Ce ne sono due. Quanti zeri? Nessuno. Quindi 0 rimane qui. Di unici ce ne sono due, qua devo scrivere 2. Di 2 non ce n'è nessuno, quindi scriverò 0. Di 3 ce ne sono 2, quindi qua scriverò 2. Di 4 non ce n'è nessuno, quindi scriverò 0. Di 5 ce ne sono 2 e quindi scrivo 2. Di 6 ce n'è 1 e quindi scrivo 1, di 7 ce n'è 1, di 8 nessuno e di 9 1. Questo è quello che succede dopo questo ciclo qui. Per J che va da 1 a length, quindi lo scorre tutto, metti nella posizione AJ di C il valore che avevi prima, 0, più 1 ogni volta che lo incontri. Quindi per arrivare qua io scorro questo, vedo l'1. Vado qui, sommo 1, vedo il 3, vado qui, sommo 1, vedo il 5, vado qui, sommo 1, vedo il 3 di nuovo, vado qui, che già avevo sommato 1 di prima, sommo 1, ottengo 2. Per non confonderci, mettiamo gli indici qua sopra. L'array C è quasi quello che mi serve adesso. Perché dico quasi? Perché sapendo quanti sono gli elementi uguali a un certo elemento, ho quasi l'informazione di dove va quell'elemento. Non ho esattamente l'informazione di dove va quell'elemento perché, vedete, per esempio, l'elemento 1 ha una cardinalità 2, ma non è che entrambi gli uni vanno in posizione 2 di A ordinato. Uno va in posizione 2 e uno va in posizione 1. Allora io ho bisogno di sapere quanti sono gli elementi più piccoli o uguali al numero di occorrenze di un certo A, di un certo elemento in A. E per fare questo mi basta lavorare sull'array C. Quindi dopo il terzo ciclo, o durante il terzo ciclo, io mi chiedo, perché non me lo fa, quanti sono gli elementi più piccoli o uguali allo zero? Sotto la mia ipotesi non c'è nessuno più piccolo di zero, uguale allo zero non c'è nessuno, ce n'è zero. Quanti sono gli elementi più piccoli o uguali a 1 qui dentro? 2. Quanti sono gli elementi più piccoli o uguali a 2? Beh, uguali a 2 ce n'è 0, più piccoli di 2 ce n'è 2, questo più questo fa 2. Quanti sono gli elementi più piccoli o uguali a 3? Allora, uguali a 3 sono 2, più piccoli di 3 sono 2, questo più questo fa 4. Quanti sono gli elementi più piccoli o uguali a 4? Di 4 non ce n'è nessuno, ma più piccoli uguali a 4 ce ne sono 4, 4 più 0, 4. E allora sommando questo elemento con questo elemento si ottiene sempre questo. 6, 6 più 1, 7, 7 più 1, 8, 8 più 0, 8, 8 più 1, 9. Allora, dopo il terzo ciclo, C contiene il numero di elementi più piccoli o uguali a un certo indice. Quindi qui, numero di elementi uguali a un certo indice e qui, numero di elementi più piccoli o uguali a un certo indice. A questo punto ho tutto quello che mi serve per ordinare. Perché? Perché se io vado a prendere questo elemento qui, l'1, e vado a vedere il suo indice in C, 2, lui mi dice esattamente dove questo 1 va, quindi nell'array B, che è lungo 10, perché è una copia di A, una copia vuota di A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, li scriviamo 0, 1, 2, 3,
6, 7, no, scusate, ho sbagliato. Questo è un array normale e quindi è indicizzato da 1. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi ce n'è uno di troppo. Allora, se io vado a prendere l'1 e vado a prendere la sua posizione qui, lui mi dice esattamente dove deve andare. Va in seconda posizione, quindi prendo questo 1, vado a leggere qui e lo metto qua. Adesso, prima di andare avanti, mi paro le spalle, perché io so che se ce ne fosse un altro di, tra questi elementi di uni, lui non andrebbe più in seconda posizione. Devo tenere conto di averne già messo uno e quindi prendo questo e lo decremento in 1. Adesso vado a prendere questo, 5, vado a prendere il suo indice qua, mi dice che va in sesta posizione e quindi metto il 5 qua. Però se ce ne fossero altri dovrò tenerne conto e quindi questo lo decremento di 1. Adesso vado a prendere questo, 6, vado a vedere il suo indice, questo qua, mi dice 7. Il 6 va in settima posizione e se ce ne sarà un altro dovrà andare una posizione indietro perché ce ne sono ancora, sì, ce ne sono ancora 6 da, ce ne sono, scusate, perché ho già messo un elemento. Questo mi dice quanti sono gli elementi più piccoli o uguali a 6 ancora da sistemare. Ora, qualcuno potrebbe dire che se ci fosse un altro 6, qui avrei un errore, ma non è così. Perché non è così? Perché io sono sicuro che non c'è un altro 6, in quanto l'elemento alla sua sinistra è esattamente di un'unità più piccola e quindi tra questi due non c'erano elementi in mezzo ed ecco perché il 5 e il 6 stanno vicini. So che c'è un altro 5, quindi quando io ci arriverò sarò sicuro di avere spazio qua, perché l'elemento 5 in posizione 5 ha tenuto conto di questa differenza. Infatti vedete che il suo elemento a sinistra era 4 e non 5. Procedendo in questo modo, dunque, tutti gli elementi di A vengono sistemati in B, quindi da qui si passa direttamente a qui, e C contiene sempre la posizione corretta dell'elemento nell'array B. Quindi questo è anche l'invariante del nostro algoritmo. Allora, è chiaro che il nostro algoritmo termina perché è fatto da soli cicli for. Inizializza, conta quanti sono gli elementi uguali, conta quanti sono gli elementi più piccoli o uguali, sistema gli elementi di A in B. Sono tutti for, quindi sicuramente termina. Perché è corretto? Allora è chiaro che io posso scrivere la proprietà che ha C dopo di questo e dopo di questo. E l'ho fatto prima, l'ho fatto qui. Qui sono tutti zeri, qui contiene gli elementi uguali a un certo indice qua sopra, qui contiene gli elementi minori o uguali a quello stesso indice qui sopra. Quindi diciamo le invarianti di questi cicli qui sono tutte ovvie. Qual è l'invariante del ciclo principale? Che è questa qua, quella che noi abbiamo detto. L'invariante è, andiamo a evidenziarla, C di A di J è sempre la posizione corretta di A di J in B. Questo è chiaramente vero all'inizio. C di 1, C di 1 che è 2, ricordate all'inizio era 2, è la posizione corretta di A di J. 1 in B, quindi non in C, ma in B, infatti scritto è sempre la posizione di A corretta di A di J in B. E dopo averlo sistemato, quindi dopo quel J-esimo ciclo, questo elemento diminuisce di 1 in maniera tale che, l'abbiamo già vista questa cosa, quando arriviamo qua per esempio, C di A di J, di nuovo C di 1 che a quel punto contiene 1, è ancora la posizione corretta di A di J in B. Dunque l'invariante
C di A di J è sempre la posizione corretta di A di J in B. È vero nel caso base ed è vero nel caso induttivo. Ma allora, se io metto ogni elemento, guardate la penultima istruzione, se io metto ogni elemento A di J nella posizione indicata da C di A di J e l'invariante è che C di A di J è sempre la posizione corretta di A di J in B, allora fare questa istruzione equivale a mettere l'elemento di DJ in B, quindi ordinare B, anzi ordinare A in B, che è quello che noi volevamo. Qual è la complessità di questo algoritmo e perché ci siamo fatti tutto questo sforzo nel cercare di costruire un algoritmo più efficiente? Ci siamo riusciti? Andiamo a vedere. Inizializzazione di C, questo qua costa o grande o se volete teta di k, perché devo inizializzare k posizioni. For j che va da 1 a length, questo costa teta di n, perché gira sull'algoritmo sull'array A. For i che va da 1 a k, incrementare le posizioni di C costa teta di k. E finalmente questo ciclo qui è for j che va da a length a 1 costa teta di n. Costo totale la somma di questi qua. Teta di n più teta di k più teta di n più teta di k. Ora il risultato è che se io non so confrontare n e k, cioè vado ciecamente, allora la complessità nel caso peggiore, anzi in tutti i casi, perché sono tutti cicli for, è il massimo tra i due, e il massimo nella notazione θ si scrive con la somma n più k. Il massimo tra questi due è quello che governa tutta la complessità. Ma se io so qualcosa di k rispetto a n, posso rendere questa cosa più leggibile. Ed infatti, se k è 1 grande di n, allora questi oggetti sono tutti uguali e quindi il risultato sarà teta di n. Che cosa vuol dire che k è 1 grande di n? Vuol dire che se io ho un array piccolino, allora il massimo elemento, per esempio, se questo è un array di 5 posizioni, il massimo elemento potrebbe essere 7, ad esempio. Quando ho un array molto lungo, diciamo di 100 posizioni, allora magari il massimo è 120. E se io ho un array di 1000 posizioni, allora il massimo è circa 1000. Quindi K è 1 grande di n se e solo se K, il massimo di A, cresce proporzionalmente alla lunghezza di A. Un esempio in cui K non è o grande di n potrebbe essere un array di 1, 2, 3, 4, 5, 6 posizioni dove il massimo è 1500, per esempio. In questa situazione io devo ordinare solo 6 elementi, il più grande dei quali è 1500. Se io vado a vedere come funziona qua, l'array A ha 6 posizioni, l'array C ne ha 1500 e quindi tutti i cicli che prendono teta di k prendono molto più tempo di teta di n e quindi qua sotto avrò teta di k e se k è molto più grande di n non ho ordinato in tempo lineare, ho ordinato in un tempo molto peggio che lineare. Quindi se noi usiamo counting source un array qualsiasi che contiene interi di cui non conosciamo il massimo, di cui non possiamo avere ipotesi sul massimo, allora se io semplicemente
faccio, la prima cosa che faccio è guardare qual è il massimo, perché ho bisogno di allocare a K, ho bisogno di allocare C, e mi ritrovo un massimo estremamente grande. Ricordate che il numero è rappresentato in maniera logaritmica, quindi io scrivo 1 milione con logaritmo in base 2 di 1 milione di bit, quindi lo scrivo in maniera efficiente, in maniera sintetica, però è grande. E poi ho bisogno di 1 milione di posizioni. Addirittura anche il solo fatto di dichiarare C durante l'esecuzione potrebbe dare un errore al runtime e fare crashare direttamente tutto l'algoritmo, semplicemente perché io non avevo rispettato le ipotesi. Le ipotesi sono che K è l'elemento più grande di A, però non può essere troppo grande, perché altrimenti sia l'allocazione, ma anche se l'allocazione non fallisce, comunque l'esecuzione è molto lenta, perché io devo scorrere tutto un array di lunghezza molto grande. Allora qua all'inizio può sembrare che le ipotesi di counting sort siano rispettate da ogni istanza di elementi da ordinare, perché io sempre abbiamo ordinato interi e non abbiamo mai ordinato interi troppo grandi, perché non ci serviva mai come esempio. Però se voi prendete ad esempio parole, le trasformate in interi utilizzando un metodo simile a quello di tradurre da una base all'altra degli elementi, dei numeri, vi vengono delle chiavi molto molto grandi e vi trovate a dover ordinare 100 parole di lunghezza media di 10 caratteri. Quelli fatti diventare interi diventano interi o grande di 1 milione, di 10 milioni, e quindi avete 100 parole con un massimo di 10 milioni. La vostra istanza di counting sort applicata su un esempio del genere è infinitamente lenta, più lenta che usare quicksort o usare merge sort. Pertanto, dire che counting sort è più efficiente di algoritmi di ordinamento a base dei suoi confronti è vero solo laddove le ipotesi sono rispettate, quindi devo ordinare interi non troppo grandi. Concludiamo questa parte descrivendo velocemente un altro algoritmo di ordinamento. Anche lui, beh, dire che non è basato sui confronti o dire che è basato sarebbe sbagliato, perché radix sort non è neanche un algoritmo di ordinamento. Radix sort è un meta-algoritmo di ordinamento, una strategia per ordinare oggetti che possono essere descritti con elementi multi-indice. Un elemento multi-indice tipico è la data, e quindi diciamo di voler ordinare delle date, non lo so, 5 febbraio 1980, 10 giugno 2000, 15, 3 aprile 1996 e così via. Elementi multi-indice sono elementi descritti da più di un attributo. E come possiamo ragionare per ordinare elementi scritti in questo modo? Se ragionassimo come sempre, se ragionassimo diciamo in una maniera classica, allora la cosa più naturale che ci verrebbe da fare è ordinare rispetto alla cifra più significativa. Quindi io ordinerei queste date rispetto agli anni, poi le ordinerei rispetto ai mesi e infine le ordinerei rispetto ai giorni. Ma immaginate di fare questo anche fisicamente. Immaginate che queste siano delle cartelle da ordinare. Voi dovreste avere un mucchio con tutte queste cartelle messe qui, ordinate per anno. Poi dovreste prendere il gruppo di un certo anno, queste diciamo che sono tutte quelle del 1970, e ordinarle a loro volta per mese. Poi dovreste prendere quelle che sono tutte del 1970, del mese gennaio, e ordinarle per giorno. Anche pensato in maniera fisica, non sembra un approccio efficiente. E se uno dicesse: va bene, ma io posso trasformare questi oggetti in numeri, per esempio usando clock, per esempio andando a dire quanti sono i clock passati dallo zero della mia macchina, e ridurmi a un problema di ordinamento.
Ma quanto sono grandi quegli elementi? Sarebbero numeri molto grandi da ordinare e quindi sarei limitato a utilizzare ordinamento basato su confronti, quando in realtà, presi ognuno singolarmente, questi domini sono tutti piccoli, questi sono tutte date, massimo 2020, questi sono tutti mesi, massimo 12 e questi sono tutti giorni, massimo 31. Quindi da un lato sembra che le ipotesi di counting sort siano parzialmente rispettate e dall'altro l'idea che mi viene in mente è un'idea poco efficiente perché significa rifare cose che ho già fatto. Questi qua io li ho già guardati, li devo riguardare per ordinarli sui mesi, questi li ho già guardati, li devo riguardare per ordinarli sui giorni. L'idea di radix sort è ordinare gli elementi basandosi sulla cifra meno significativa prima. Quindi, radix sort ordina per indici a partire dal meno significativo. Se torniamo al nostro esempio delle date, questo vorrebbe dire ordinare le mie cartelle prima per giorni. È chiaro che se uno lo guarda solo così, dice: ma che cosa ho fatto? Non ho fatto niente. O in questa lista qui io avrei ordinato tutti quelli del giorno 1, ma di qualche mese, di qualche anno, tutti quelli del giorno 2, ma di qualche mese, di qualche anno, senza ordinamento. Quindi sembrerebbe che il primo passaggio sia completamente inutile. Nel momento in cui faccio il secondo, lo ordino per mesi, distruggo quello che ho fatto al primo, perché se ordino di nuovo tutto, quando li ho ordinati per mese, prima tutti gennaio, poi tutti febbraio, i giorni diventano, in qualche maniera, si perde quell'ordinamento. La stessa cosa succederebbe per gli anni, indicando intuitivamente non solo di aver fatto due passi inutili, ma anche che il risultato non è detto che alla fine sia ordinato. Questo non è vero se noi utilizziamo ad ognuno di questi passaggi un ordinamento stabile. Perché? Perché nel momento in cui io devo ordinare qui per mese e mi ritrovo un gennaio seguito da un febbraio, quando ho 2 gennaio, l'ordinamento stabile garantisce che la posizione in cui erano messi prima rimane tale. E siccome la posizione in cui erano messi prima era quella ottenuta dai giorni dell'ordinamento precedente sui giorni, allora era quella giusta. Dunque, se io applico questo semplicissimo algoritmo, prendi l'indice meno significativo prima, ordinali tutti e poi in maniera stabile prendi il secondo indice, ordinali nuovamente tutti, però ripeto in maniera stabile, allora quello che si ottiene è un risultato di aver ordinato per il primo e per il secondo usando appunto due passaggi indipendenti e senza dover dividere in gruppi come nell'idea naif, come nell'idea semplice che avevamo visto prima. Questo esempio potrebbe trarre in inganno perché io do l'impressione, anzi, in questo esempio qua, quello che vedete qui, si parte da destra, però qui si intende, o meglio scriverlo, in questo esempio le cifre significative sono a sinistra, quindi non è un esempio fatto su date, ma è un esempio fatto su elementi dove le cifre più significative sono a sinistra. Quindi questo non va letto come 123, questo non va letto come 999, ma vanno letti come 123, 002, 999, dove la cifra più significativa è indicata. Qui è indicata in un certo modo, non sa qual è. Quindi questa è la ragione per cui il for procede da sinistra a destra. Naturalmente voi dovete adattare questa cosa al caso in cui vi trovate. All'interno non c'è una procedura di ordinamento, ma c'è una procedura di ordinamento qualsiasi. Quindi, quali sono gli ordinamenti stabili? Sicuramente insertion sort è un ordinamento stabile.
Ma se utilizzate insertion sort, il vostro tempo di ordinamento nel caso peggiore sarà theta di volte, dove d è il numero di cifre, per il tempo di insertion sort, n uguale. Oppure potete usare counting sort, che non l'abbiamo detto, però anche lui è stabile. E allora nel caso peggiore voi avete come tempo di ordinamento d per il tempo di counting sort, che sotto opportune ipotesi potrebbe anche essere lineare, ottenendo nuovamente un algoritmo di ordinamento lineare per elementi che sono multiindice, i quali trasformati in interi darebbero luogo a interi troppo grandi per avere un ordinamento lineare usando altri metodi come counting sort. Perché farlo in questo modo è corretto? Perché dopo l'iesima esecuzione del ciclo più interno, che è l'unico ciclo che c'è, gli elementi formati dalle ultime i colonne, cioè quelle meno significative, sono correttamente ordinati. Infatti, dopo aver eseguito l'ordinamento sulla cifra meno significativa, vedete questa colonna qua è completamente ordinata, li sono trascinati dietro, primo elemento è 111, poi 002 e così via. Ma siccome questo è vero, allora, e siccome l'algoritmo di ordinamento utilizzato è stabile, quando io ordino su questa cifra significativa, l'ordinamento è giusto rispetto alle ultime due cifre, ma è giusto in particolare anche rispetto all'ultima, perché in caso di parità sulla cifra significativa che stiamo guardando adesso, vale quello che era stato fatto precedentemente. E allora, nel caso base, se io uguale 1, allora gli elementi sono fatti da un solo indice, quindi qui c'è scritto any stable sort, quello lì è immaginato essere corretto e non ci sono discussioni. Nel caso induttivo, se è tutto fatto bene dopo l'indice iesimo, anzi dopo l'indice i-1esimo, dopo l'iesima esecuzione, gli elementi sono lessicograficamente ordinati sull'iesimo indice e inoltre due valori che avevano lo stesso, due elementi che avevano lo stesso valore per l'iesimo indice sono lessicograficamente ordinati anche per l'indice i-1, perché la iesima esecuzione è un'esecuzione stabile, che ha parità di elemento, 2 gennaio, non li inverto tra di loro perché erano stati ordinati prima per me, per giorno, e quindi c'era scritto prima il 5 e poi l'8 gennaio. Pertanto, anche dopo la iesima esecuzione, l'invariante è ancora preservata. Il conto della complessità l'abbiamo fatto e sappiamo che radix sort è tanto efficiente quanto lo è il suo algoritmo di ordinamento interno, il quale, sotto opportune ipotesi, potrebbe anche essere counting sort, il quale è stabile e molto efficiente. Se volessimo ripetere lo stesso schema che abbiamo fatto prima, allora dovremmo avere insertion sort qui, merge sort, quick sort, counting sort e radix sort questa volta. Andiamo a vedere gli stessi elementi, caso pessimo, caso medio, stabilità, prima avevo messo in place, quindi lasciatemelo mettere in corretto anche qui, in place, stabile. E allora, insertion sort, caso pessimo, theta di n quadro, caso medio, theta di n quadro, in place, sì, stabile, sì. Merge sort, caso pessimo, theta di n log n. Caso medio, theta di n log n. In place, no, stabile, sì. Quick sort, theta di n quadro qui, theta di n log n qui. In place, sì, stabile, no. Counting sort, caso pessimo e caso medio coincidono e sono lineari, theta di n sotto opportune ipotesi, in place no, stabile sì, radix sort
Stessa cosa, se il numero di digit è costante e si verificano le ipotesi di counting sort, allora anche qui abbiamo teta di n e teta di n, diciamo, eredita tutto quello che ereditava anche counting sort, quindi è stabile, ma non necessariamente, in place. Questo naturalmente se si verificano le opportune ipotesi. Se poi volessimo dividerli, questi sono basati sui confronti sopra e non basati sui confronti sotto. Quindi qua possiamo scrivere confronti e qui no confronti. Bene, grazie per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta.